Ciao amici di Vi Tiriamo in Ballo, oggi siamo qui da una veterana, la nostra amica Silvia. Ciao Silvia, ciao, allora come va? Bene, grazie. Noi veniamo sempre qui perché insomma andiamo sul sicuro. Cosa ci fai vedere oggi? Ma oggi vi preparo un piatto semplicissimo, ma molto antico, molto sì, antico, vecchio. Antico perché? La polenta. La polenta. La sanno fare tutti, però, però... ti preparo la polenta che si chiama destesa. Noi la facciamo così. Polenta destesa. Destesa. Perché si mangia tutti intorno al tagliere, non ci vogliono piatti, non ci vuole niente, ogni commensale si mette, cioè praticamente tu metti sul tagliere la polenta, esatto, e in mezzo al tavolo e ognuno prende quello che vuole, sì, con la forchetta ognuno mangia intorno a questo tagliere. Ah, c'è da divertirsi perché mentre mangi si formano delle cose geografiche, degli animali, delle simpatie, sì, fra... sì, è divertente, è divertente. Allora ci vuoi illustrare insomma, sì, gli ingredienti? Sì, allora si fa uno soffritto. Si fa sempre il soffritto, sì. Questo è scalogno? Sì, sempre scalogno. Cosa stai facendo, Silvia? Ho acceso il gas in due cucchiai di olio, sempre. Sì. Mettiamo giù il soffritto. C'è anche l'acqua dentro, olio? No, olio. Olio, olio. Senti olio. Che soffrigge. E infatti, il gas è acceso, bene. Fornello A. Mettiamo sempre del concentrato di pomodoro. Concentrato di pomodoro, proprio concentrato di pomodoro, sì, praticamente. Non il passato. Noi parliamo sempre in presente. Allora, dopo, Silvia? Mettiamo sempre della salsiccia. Salsiccia di maiale, come vedo il colore rosso. Ma sai, Mauro, c'è freddo ormai, siamo in autunno. Siamo in autunno, allora mangiare... I piatti, esatto, non puoi farli d'estate, no? Infatti. E quindi... Bene, adesso lo lasci soffriggere praticamente. E poi mettiamo sempre i nostri funghi porcini. Ammollati? Visto che ho imparato. Ammollate perché il porcino deve essere mollo. Sì, perché secco non puoi usare il secco. Se è fresco meglio ammollare. Mollo e fresco. Sì. Come sempre io vado ad aggiungere del sale perché c'è la salsiccia. Bene. Ecco, quindi... Bene, così. Posso dare una mezzatina anch'io? Ma prego. Ma vedi, amici, cioè, non è difficile. Cioè, anche non è solamente un lavoro da donna, anche noi uomini, vedete? Certo. Basta poco. Vado bene così? Sì, va perfetto. Va bene, grazie. Adesso lo lasciamo. Benissimo. Nel frattempo hai acceso l'acqua, il forno l'hai acceso, devo dire... Un litro e mezzo di acqua, io aggiungo... Ma questo non serve per le uova? No, beh, no. È uno sbattitore. Uno sbattitore di uova. Sì. È una frusta. Una frusta, vai. E qui cos'è? Polenta? Polenta. Io uso la polenta bramata. Polenta bramata, che è sempre gialla. È sempre gialla, però, insomma. Sì. E butto mezzo chilo. Vai, faccio io, vai. Ecco, mezzo chilo di. Un po' di collaborazione. Di via. Poi si moltiplica. I grumi, è colpa tua se vengono i grumi. I grumi cosa sarebbero? Tipo dei palline, bozzoli, sì, delle esatto. Palline. Cioè, io va bene così o. Un po' più di polso. Un po' più di. Un po' più di energia. Ecco. Devi buttare giù tutto, sì. Sì. Ah, vedete amici che non è che ci voglia molto, insomma. No. Tu questa è la farina di polenta e insomma io sto mescolando dentro l'acqua calda, sì. La Silvia la sta tenendo, devo continuare. Ah sì, beh, comunque ma adesso... Ti voglio dire, ma per quanto bisogna andare avanti? 40 minuti, 50 allora, minuti. Direi che è il momento di mettere una canzone. Sì, dai, tanto che cuoce. Tanto che cuoce, io mescolo, noi ci guardiamo una bella canzone. Che canzone vuoi mandare, Silvia? Dolce ricordo. Dolce ricordo per saxofono. Sì. Ok, un sì, valzer che balli sempre con tuo marito. Che... Anzi, lui che adora questo valzer. Dai, lo vuoi dedicare a lui? Sì. Bruno, ti dedico questo valzer, dolce ricordo. Vai, per tutti voi. Grazie. E vai, allora, dolce ricordo, bellissimo valzer, ti è piaciuto? Moltissimo. Ma cosa stai facendo, guarda, Silvia? Guarda, ho finito di stendere la polenta. Ma è una paletta o sbaglio? Sì, una paletta, che va bene per stendere. Per stendere proprio per la polenta? Sì, esatto. E questo tegamino cosa c'hai dentro? Abbiamo il soffritto che è fatto finito. Che è cotto. Vai, allora tiri giù proprio con la paletta, sì. Guardate amici e ragazzi, la bravura della Silvia, guardatela proprio qui, proprio in diretta, qui. Guardate come la sta stendendo bene. Vai, questi proprio sono i funghi. Cioè... I funghi, la salsiccia. La salsiccia, c'è dentro l'olio, qualcosina è caduto, comunque non c'è problema, non andrà a male. No. Vai tranquilla, sì. Però non ho il gatto io. Non hai il gatto, il cane ce l'hai? No, non ho questo. C'hai Bruno il marito, che va benissimo. Vai così, l'hai stesa bene? Sì, aspetta, perché la mettiamo tutto, che io, a me piacciono le cose ricche, non ti piacciono le cose l'abbondanza. Le cose insomma forti, abbondanti. Sì. Vai così, ma ce n'è basta? No. Ah, ecco. Perché in teoria dovrai stendere bene. Sembra appetitosa, Silvia. Sì.
Profumo, senti? No, il profumo è buonissimo, proprio sento proprio il profumo di funghi, di tutto, di salsiccia, di olio, di polenta, insomma, sembra buono. È invitante, dai. È invitante, amici, secondo me gli sta venendo fame. Ora nostri amici da casa. Questo è formaggio, sì, eh? Esatto. Parmigiano reggiano? Sì. Parmigiano reggiano, vai tranquilla, scusa i gesti, sono un po' così, comunque vai. A mani nude proprio, insomma, sì, è bello. In cucina bisogna usare le mani. Mani. Non solo in cucina, dico io comunque dopo il formaggio cosa usi? È la finita? Forchetta. Ah, la forchetta è pronta per mangiare. Sì, allora. Pronta per mangiare, e si mangia, si mette al centro del tavolo e si mangia tutti intorno. Ah, praticamente se ognuno si mette al centro del tavolo si tira giù. Sì, esatto. Allora, questa ricetta si chiama? Polenta distesa. Polenta distesa, allora, per i nostri amici puoi dire velocemente gli ingredienti? Sì, allora, vai. Uno scalogno. Scalogno. Tre salsicce. Che lo scalogno l'incrocio hai detto prima che vedo che con aglio e cipolla. E diventa uno scalogno. E uno scalogno. Vai. Tre salsicce. Tre salsicce. 40 grammi di funghi porcini ammollati nell'acqua perché vogliono molli, esatto, e freschi. Sì, due cucchiai di olio d'oliva, un cucchiaio di concentrato. Sì. E poi dopo ci mettiamo il parmigiano, 150 grammi di parmigiano, insomma, dopo anche va a piacere. Problema. E 500 grammi di farina da polenta, io uso la bramata. Quella gialla. Esatto, e 1,5 litri di acqua con il sale, acqua. Acqua e sale. È consigliato questo mangiare quando? Il periodo? Beh, quando fuori fa freddo, c'è la nebbia. Sì, quando c'è caldo, no. Dai. No, non credo. Però se viene voglia di polenta in agosto si può mangiare. Ma io lo stesso. Ti posso dire che la faccio, la lascio raffreddare, poi me la fringo e me la mangio. Niente, per i nostri amici sei stata bravissima, puoi lanciare una canzone, dai, so che ti sì. piace ballare, che l'abbiamo già detto tante volte. Ti piace una cantante bionda? Sì, la Cammarone, grande. Grande come questa polenta, ti benissimo, va bene. Perfetto. Amici, non solo musica, ma anche mangiare. Ciao a ciao. Tutti dalla nostra Silvia. Grazie, ciao.